Qualche giorno fa è uscita la notizia di come Donald Trump abbia usato delle foto ritoccate di Taylor Swift e delle sue fan, affermando di essere contento per il sostegno della cantante alla propria causa. Ora, parlare di disinformazione mi è sembrato in questo caso un tantino esagerato, visto che da un lato il post era interpretabile come ironico e dall'altro le antipatie della cantante per il trampone nazionale sono abbastanza note. Certo, sono anche sicuro che, visto il dilagante livello di analfabetismo funzionale sui social, in tantissimi ci avranno creduto, sia tra i sostenitori che tra i detrattori di Trump, sia chiaro. E quindi mi sono chiesto: ma quanto influenzano la politica le fake news? C'è un sacco da iena questa, devo. Ma quanto influenzano la politica, le fake news? Parentesi, con fake news intendo proprio la disinformazione proattiva, l'arte di dire le bugie, non gli errori involontari per i quali si viene licenziati in tronco. Tranquilli, non l'ha licenziato. L'ha solo spostato agli archivi, che sarà, la sezione in cui si occupano di catalogare i nudini che le fan più sfegatate mandano a San Giuliano. Non lo so. Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Gross. Se vi piacciono l'attualità, la satira e il fact-checking, fatevi un giro sui miei profili socials. Trovate tutto in descrizione. E ora, iniziamo! Che l'informazione e la disinformazione giochino un ruolo fondamentale per il dirottamento dell'opinione pubblica è cosa nota e scontata. La storia è piena di casi venuti a galla anni dopo che hanno influito pesantemente sulle sorti dell'umanità. Ci sono stati casi in cui avvenimenti poco chiari sono stati strumentalizzati a tavolino, come ad esempio l'affondamento della USS Maine, una corazzata americana colata a picco dopo un'esplosione a Cuba, isola in contrasto con la Spagna su cui avevano messo gli occhi gli americani. Ecco, col senno di poi, non è andata benissimo. I giornali americani accusarono la Spagna di aver architettato l'affondamento nonostante non ci fosse alcuna prova. La Spagna si rese anche disponibile a cooperare nelle indagini. Ma in realtà a nessuno interessava davvero sapere quale fosse la verità, perché era il pretesto perfetto per cominciare una guerra e passare agli occhi dell'opinione pubblica per i buoni, cosa che effettivamente avvenne un paio di mesi dopo. Ci sono stati poi casi in cui le notizie false hanno trasceso la necessità di distorcere un fatto realmente avvenuto. Se lo scopo è di denigrare il tuo avversario, tanto vale inventarsi direttamente le notizie. Uno dei casi più bizzarri è avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, quando i quotidiani del Regno Unito si misero a disquisire di come i malvagi tedeschi avessero creato una fabbrica per estrarre la nitroglicerina dai corpi dei soldati. Che, considerando quello che avrebbero fatto quei simpaticoni dei tedeschi da lì ai 30 anni, fa un po' sorridere. Naturalmente, una decina di anni dopo furono costretti ad ammettere che era una bufala, ma ormai la guerra era finita e non fregava più niente a nessuno. Vi ricorda niente? Dicono che ci sia ancora Bush in Iraq che cerca tra i sassi le armi di distruzione di massa. Quindi sì, le fake news sono sempre state usate con disinvoltura per arrivare ai propri scopi, però ho come la sensazione che mano a mano che si vada avanti negli anni, più si rischi di perdere la mano. Il 2016 in particolare ha potuto fregiarsi di vedere aggiunta al dizionario di Oxford la parola post-verità, a causa della frequenza con cui abbiamo iniziato a usarla in relazione alle elezioni statunitensi e alla Brexit. E quest'anno, il 2024, il Global Risk Report ha ufficialmente incoronato la disinformazione come il pericolo più grande a breve termine. Poi ci divertiremo tra un po' con quelli a lungo termine, cioè il cambiamento climatico lì. Prendiamo come esempio una delle arene più famose degli ultimi anni e facciamo qualche riflessione. Le elezioni americane. Se il 2016 è stato incoronato l'anno della post-verità, è anche e soprattutto grazie all'avvento del re della misinformazione, Donald Trump. Il Leo Messi dei complotti, che ha fatto passare per stagisti senza esperienza i colleghi che timidamente provavano ad usare le fake news per avvantaggiare le proprie battaglie. Tra immigrati fantasma, negazionismo climatico, antivaccinismo e sette pedofili e amanti della pizza, il tycoon ha vinto a mani basse la mozzarella d'oro per le bufale 2016. Le bufale di Trump funzionavano perché ci metteva la faccia. Voglio dire, chi c'è di più affidabile al mondo del presidente dello stato più potente di tutti? Chi c'è? Tantissima gente, probabilmente. Probabilmente è l'omino delle consegne che mi lascia i pacchi smangiucchiati, stropicciati e mezzi di fuori nella mia cassetta delle lettere è più affidabile di lui. Nel 2016 però, alla normale opera di misinformazione messa in atto dalle due fazioni in corsa per la presidenza, si aggiunse una nuova spezia, un terzo fattore per dare ancora un po' più di sapore alla situazione che non era abbastanza incasinata: il Russiagate.
In brevissimo, secondo l'accusa, un'agenzia russa chiamata IRA avrebbe interferito nelle elezioni creando contenuti ad hoc per avvantaggiare Donald Trump nella sua corsa alla Casa Bianca. L'affare russo riguardava quasi 4.000 profili su Twitter in grado di arrivare a 1 milione di utenti in America, 18 canali YouTube e quasi 126 milioni di utenti raggiunti via Facebook, più di un terzo della popolazione degli Stati Uniti. A saperlo, li assumevo per spingere un po' di più sto canale. I troll russi fanno cose che ad una persona sana di mente risultano ridicole, tipo provare a convincere l'elettorato di Clinton a votare con un tweet, facendogli credere che sia una forma valida del voto, e dipingere Hillary come un demone in lotta con Gesù Trump. Ma fanno anche cose più subdole e non riconducibili a un supporto a Trump. Impersonificano gruppi di attivisti già esistenti e organizzano manifestazioni pro e contro migranti e musulmani, danno vita a persone inesistenti che riescono a diventare opinion leader tra i complottisti, fanno credere che l'ex candidato repubblicano John McCain avesse contatti con l'ISIS e che Barack Obama fosse un agente della CIA. E se sommiamo queste interferenze esterne alle mistificazioni dei candidati in corsa, otteniamo un cocktail letano, analcolico e anche un po' anacquato. Sì, perché in realtà pare che alla fine non abbiano spostato poi così tanti voti, Ma andiamo con ordine. A partire dal 2016 ci sono state tantissime ricerche, che come sempre vi linko in descrizione, che hanno cercato di indagare quanto la proliferazione delle fake news avesse un impatto sulle decisioni degli umani, scoprendo colpo di scena che in realtà era piuttosto esiguo. Intanto, il potere delle fake news è risultato effettivamente straordinario. Una ricerca, ad esempio, ha analizzato i percorsi di diffusione di oltre 100.000 notizie, vere e false, su Twitter, scoprendo che le fake news avevano il 70% di probabilità in più di essere retweetate rispetto alle notizie vere e si diffondevano al triplo della velocità, probabilmente per via della reazione emotiva scatenata nel pubblico. Lo ripeto ancora una volta. La realtà è estremamente noiosa. Le ricerche che però si sono focalizzate su quanto le fake news cambiassero le idee degli utenti hanno evidenziato una realtà piuttosto trascurabile. Alcune ricerche hanno quantificato il livello di attivismo nella popolazione esposta alle fake news, selezionando alcune testate che tipicamente diffondevano notizie false e analizzandole, scoprendo che su un campione di 16.000 utenti, quindi bello consistente, solamente lo 0,1% era responsabile della condivisione di oltre l'80% dei post, che comunque raggiungevano solo l'1% del totale degli utenti esposti a queste testate. Insomma, un'insignificante minoranza super radicalizzata che peppere, se la cantava e se la suonava. Ma lo studio, secondo me, più interessante è stato fatto nel 2020, quando i ricercatori hanno deciso di alterare attivamente i feed di migliaia di utenti inconsapevoli, mostrandogli informazioni che tipicamente l'algoritmo gli nascondeva. E io sono palesemente ancora parte dell'esperimento, altrimenti non mi spiego le centinaia di video di pappagalli parlanti e capibara che fanno il bagno e che mi becco giornalmente nel feed. Naturalmente scherzo, adoro i pappagalli parlanti. Il risultato è stato che quasi nessuno ha cambiato il proprio sistema di valori o le proprie idee politiche. Ma allora perché negli anni continua ad aumentare il numero di paesi che ricorrono a campagne di massa di manipolazioni social? Perché continuano ad aumentare le famose troll farm? Se non sapete cosa sono, vi lascio in descrizione un video molto interessante appena uscito di Nova Lectio. Quello che molti studi hanno scoperto negli anni è l'esistenza delle famose echo chambers, gruppi e comunità separate e non comunicanti tra loro, identificate dagli studi come il terreno di coltura più fertile per le fake news, in cui gli argomenti divisivi rimbalzavano, venivano distorti e radicalizzavano sempre di più i partecipanti nelle proprie posizioni. Il problema, in pratica, non sono le fake news da sole, ma la polarizzazione, che da un lato porta all'inconciliabilità delle diverse fazioni e dall'altro aumenta la vulnerabilità di quegli utenti ormai radicalizzati che cherry pickano solamente le informazioni che gli fanno comodo.
fanno comodo nel senso che confermano le loro credenze. Tornando alle famose elezioni americane, quindi le interferenze russe non erano tanto rivolte a sostenere direttamente Trump, quanto invece a sollevare temi divisivi come gli LGBT, l'immigrazione, l'uso delle armi per creare instabilità politica e favorire un clima di tensione. Il vero finale del video di oggi è che non c'è un vero finale. Ancora oggi non siamo realmente in grado di quantificare l'impatto che hanno le fake news sulle grandi scelte politiche. Quello che abbiamo visto sono solo delle scaramucce volte a tastare il terreno. Riuscirà l'umanità a sviluppare gli anticorpi? Oppure periremo in una guerra civile nel tentativo di trovare gli untori? O ancora, magari tutto questo non era un bubbone, ma solamente una leggiadra bolla di sapone che esploderà in un fragoroso nulla. Bella questa, eh? La rivenderò a qualche gruppo indie. Chiudo dicendo che forse non la risposta definitiva, ma qualche indizio potrebbe arrivarci da una ricerca italiana attualmente in corso, il progetto SOM, di cui magari vi parlerò nei prossimi video a ricerca conclusa. Quindi se volete perdervi gli ultimi sviluppi e avere una risposta alla domanda all'inizio video, non vi resta che iscrivervi ed attivare la campanellina. Detto ciò, non è mai bello terminare un video con un cliffhanger, perciò